I baresi tornano a essere orgogliosi della loro città, i cittadini sono sempre orgogliosi della città per il legame identitario tra i singoli cittadini e la città, però i baresi tornano a essere orgogliosi, ecco, non ci vergogniamo più di essere baresi, siamo una città del sud diversa dallo stereotipo che viene raccontato e diventiamo sempre più orgogliosi, una cosa che si percepisce tra i baresi che vivono in città ma anche tra quei baresi che vivono fuori per lavoro e magari durante il periodo festivo come in questo periodo tornano nella nostra città. Siamo orgogliosi di vivere gli eventi culturali, poi entrare nel Margherita per una mostra di Van Gogh, andare al Petruzzelli che è stato sotto inchiesta per anni, oggi non ci vergogniamo più, e poi guardare la Traviata che è una produzione del Petruzzelli dopo tanti anni, poi andare a Castello Svevo e trovare il San Nicola dei bambini e ti accorgi che San Nicola poi è il santo dei doni per i bambini, il nostro Santa Claus celebrato in tutto il mondo il 6 dicembre, ma con orgoglio i baresi quest'anno sono riusciti a superare due eventi difficilissimi, la possibilità del fallimento della fiera, i baresi si mettono in gioco, gli imprenditori, i commercianti attraverso la Camera di Commercio prendono in mano la situazione della fiera e la rilanciano con la campionaria e con delle fiere specializzate. Allo stesso tempo sempre quest'anno fallisce la squadra di calcio, dopo due prefallimenti fallisce, dopo il calcio scommesse facciamo tabula rasa e ricominciamo e con orgoglio 10.000 baresi decidono di abbonarsi al campionato di Serie D, ripartiamo dai campi di periferia con le pietre sul terreno di gioco, ma 12.000 persone la domenica vanno allo stadio e questo è stato un motivo di orgoglio, ricominciare da zero. Se mi chiedete la cosa invece di cui è più orgoglioso il sindaco, io sono orgoglioso del fatto che abbiamo cancellato le tendopoli e che senza fissa dimora, oggi sono 400, possono vivere l'esperienza del co-housing, delle case di comunità, hanno delle stanze, hanno delle cucine in condivisione e come ci dicono i presidenti delle associazioni che organizzano i pranzi e le cene di solidarietà, soprattutto tra Natale e Capodanno, la metà delle persone non prenota più quei pranzi e quelle cene perché lo può fare all'interno di una struttura propria, all'interno della propria comunità, con il proprio nucleo familiare. Non abbiamo dimezzato la povertà purtroppo, però almeno abbiamo dato a queste persone la possibilità di affrontare un percorso di autonomia. Un lungo elenco di motivi d'orgoglio, un rammarico, ne scelga uno solo. Beh, un rammarico è che mentre i baresi che fanno la raccolta porta a porta sono orgogliosi di fare un'azione a favore dell'ambiente e di tenere la città più pulita, perché dove non ci sono i cassonetti c'è una maggiore percezione di pulizia, il rammarico del sindaco è che lo farò diciamo, con il San Paolo per 100.000 persone nel primo mese del 2019, non ho completato il porta a porta in tutta la città, due terzi della città non ha ancora il porta a porta ed è l'impegno per l'anno prossimo. Sindaco, parlava di tendopoli, mi è venuta in mente una cosa che non è competenza del comune, però il sindaco ci è speso moltissimo. Bari è una delle più grandi città del sud e non ha un palazzo di giustizia e il problema non è risolto. Il sindaco continuerà a spendersi su questo? Io mi sono preso l'irresponsabilità di far continuare l'attività giudiziaria all'interno di un tribunale che era a rischio crollo, con le dovute cautele ovviamente, contro il parere del Ministero. Mi assumerò anche la responsabilità in questo caso, anche se non è una mia responsabilità diretta, di stimolare il Ministero a dare seguito a quell'accordo che ho sottoscritto insieme al precedente Ministro della Giustizia e a tutte le figure istituzionali del Tribunale, il Presidente del Tribunale, il Procuratore, in cui venivano messi a disposizione 30 milioni di euro per la realizzazione del polo della giustizia all'interno della zona delle casermette, perché risolto temporaneamente il problema del tribunale penale, la mia paura che anche il palazzo di Piazza Enrico De Nicola nei prossimi mesi comincerà a dare qualche segnale negativo. Sindaco, quanto alla rovescia per il concertone di Capodanno, se c'è qualche aspetto inedito che ci può dire, e soprattutto funzionerà questa volta l'ordinanza antibotti? L'ordinanza antibotti non funzionerà, è un modo che i sindaci hanno per richiamare l'attenzione dei cittadini su un fenomeno che è un fenomeno che può creare dei problemi, nel senso che i pedardi possono far perdere la funzionalità della mano, degli arti e qualcuno perde anche la vita.
quest'anno il 24 è stato devastante quello che è accaduto in alcuni quartieri, come il quartiere Libertà, come la Città Vecchia. Non può bastare un'ordinanza, è necessario che ci sia una presa di coscienza da parte di tutti i cittadini. Per quel che invece riguarda il Capodanno, abbiamo il palco più grande della storia di Bari e il palco più grande dei Capodanni di tutti i comuni d'Italia, sono 46 metri di lunghezza. Invito tutti i baresi a venirsi a divertire, ci sono tantissimi artisti che coprono le aspettative di tutti, dai più piccoli a quelli più grandi. Sarà una grande giornata di festa e ce la godremo come una giornata di festa in tutta sicurezza, perché ci saranno i controlli da parte delle forze dell'ordine, che ancora una volta ringrazio per il lavoro che fanno quotidianamente.